SIGEP 2024 continua, ci troviamo allo stand di Molino Spadoni S.P.A. e siamo in compagnia del membro del CDA di Molino Spadoni S.P.A., Beatrice Bassi. Beatrice, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Beatrice Bassi è anche una delle responsabili del marketing e comunicazione dell'azienda. Intanto, quanti anni ha l'azienda? Poco più di un secolo? Esattamente, Molino Spadoni ha appena compiuto i 103 anni. È la storia, è un'azienda che ha veramente tantissima storia, è giunta ora alla quarta generazione. Possiamo dire che è un'azienda tipicamente romagnola, concentra l'essenza della Romagna in questa azienda. Siamo partiti dal comparto molitorio, ancora nel 1921, sviluppandolo e declinandolo secondo le diverse evoluzioni storiche che ci sono state. Ci siamo affiancati al professionista negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, dove per il professionista era principalmente il fornaio. E dall'affiancamento al mondo dei professionisti abbiamo poi sviluppato tutta l'ampia gamma di nostre referenze che sono attualmente dedicate sia al mondo dei professionisti appunto stesso, quindi al mondo dell'oreca, ma anche al mondo del consumatore finale. Qui a SIGEP 2024 avete uno stand bellissimo dove ci sono anche degli angoli dedicati al birrificio del Molino Spadoni, alle farine per il settore consumer alle nostre spalle, ma anche e soprattutto al lato professionale. E allora procediamo con ordine. Che cosa presentate qui a SIGEP? Allora, qui a SIGEP tante sono le novità che stiamo presentando. Essendo una fiera principalmente destinata al mondo dell'oreca, un particolare focus è stato fatto sulle farine per il mondo professional. Oggi per noi il mondo professional è un mondo di pizza e i dintorni, diciamo così, è il mondo del bakery, quindi della panificazione, ed è il mondo del pastry. All'interno dello stand abbiamo portato una rappresentazione, seppur non esaustiva, di quelle che sono tutte le nostre referenze per questi tre comparti. E abbiamo portato sia i grandi classici, dalle nostre pizzetta, che sono un cavallo di battaglia per il pizzaiolo e consentono di avere delle rese ottimali, è un risultato di gusto eccezionale. Abbiamo portato, oltre a queste referenze più storiche, anche molte novità. Tra queste abbiamo portato una farina grezza. L'abbiamo chiamata grezza perché è una farina tipo 1, con germe di grano al 3% e crusca in scaglie. Si tratta di una farina con un contenuto nutrizionale importante, particolarmente adatta a tutte le preparazioni, sia nel mondo della pizza che nel mondo del pastry, ma soprattutto il germe conferisce un gusto molto particolare al prodotto che si va a realizzare e un profumo estremamente particolare. Qui l'abbiamo declinata per il mondo pizza, conferendo alle pizze che i nostri ambassador, che si affiancano ai professionisti, hanno realizzato una grandissima croccantezza, pur mantenendo idratazione e alveolature importanti. Ma non sono le uniche novità. Intanto ho visto che, scrutando nell'offerta, ci sono le famosissime, ormai posso dire famosissime, palline surgelate. Sì, come dicevo prima, è un'azienda, la nostra, romagnola, quindi ha l'inventiva dei romagnoli, per cui negli anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, abbiamo diversificato. E circa una decina di anni fa abbiamo realizzato uno stabilimento interamente dedicato alla produzione di prodotti gelo e abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze del moderno pizzaiolo, che ha sempre meno tempo a disposizione e che necessita di un risultato costante nel tempo. Abbiamo sviluppato nei nostri laboratori delle palline per pizza, prodotti gelo, che consentono di avere una pizza list in pizzeria particolarmente ampia e consentono di avere un prodotto estremamente buono. Allora, all'interno delle nostre palline pizza, quasi tutte
va detto, vengono realizzate con lievito madre. È un lievito che all'interno dei nostri stabilimenti viene mantenuto vivo fin dagli anni 60. Vengono realizzate con lievito madre e con le migliori farine di nostra produzione. Si spazia come formati, in alcuni paesi si chiede il maxi formato da 650 grammi, quello che va per la maggiore è il formato più semplice da 150 grammi, ma si spazia soprattutto nelle ricette. Sette cereali, soia, carbone vegetale, ci sono tantissime ricettazioni possibili per sbizzarrirsi in pizzeria e sempre più questa è un'esigenza attuale per controllare i food cost, avere un costo certo e per evitare degli sprechi all'interno del mondo pizza. Ma non finisce qui, perché tra le novità ci sono delle anteprime. Sì, allora, qui presentiamo in anteprima una referenza a basso indice glicemico. La nostra azienda da sempre negli ultimi 10 anni, mi correggo, ha puntato molto a quello che è il trend del salutistico funzionale. Abbiamo sviluppato una gamma di prodotti senza glutine, ma siamo andati oltre quello che è il semplice senza glutine, pensando a quelli che sono i disturbi più frequenti nella nostra era. Sicuramente l'indice glicemico è uno dei fattori da tenere sotto controllo, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e per tutti i paesi. Noi qui presentiamo una farina a basso indice glicemico che è adatta a tutte le preparazioni e che consente di monitorare l'indice glicemico e di abbassarlo. È ricca di proteine, è ricca di fibre, quindi permette anche a chi non potrebbe permetterselo così di frequente, permette qualche peccato di gola o qualche strappo alla regola, sia dolce che salato. Poi, sempre all'interno delle novità che qui presentiamo, va detto che la nostra azienda è da sempre attenta al mondo dei professionisti e alle sue diversificazioni e quindi abbiamo pensato anche al mondo dell'etnico. Troviamo anche le nostre referenze per tempura e per frittura. Sono miscele studiate appositamente per questi tipi di preparazione e che aiutano l'etnico, aiutano il ristoratore, aiutano il cuoco a realizzare delle perfette preparazioni. Beatrice, e per il topping dei vostri prodotti, delle vostre pizze, quelli che fino a pochi minuti fa abbiamo visto presentare qui nelle demo del vostro stand, che cosa c'è? Una particolarità è che i topping vengono realizzati proprio con salumi e formaggi prodotti all'interno dei nostri laboratori e delle nostre officine, come si chiamano, officine gastronomiche Spadoni. Quindi noi produciamo squacquerone, produciamo formaggi a latte crudo, produciamo salumi all'interno di 2 laboratori artigianali, in particolare produciamo di salumi di mora romagnola allevata da noi allo stato semibrado sulle colline del Ravennate a Brisighella. E per la pasta fresca? E per la pasta fresca, che non può mancare in Romagna, abbiamo le nostre referenze, la calibrata o la semola di grano duro, con le quali le sfogline questa mattina hanno realizzato dei fantastici cappellacci verdi ripieni di ricotta nuvola del nostro caseificio. Noi abbiamo assistito a questa demo e devo dire è stato davvero un bellissimo spettacolo. Beatrice, per entrare in contatto con voi, per avere informazioni su questa offerta davvero straordinaria, estremamente vasta al pubblico professionale dell'Horeca e del food service, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere senza alcun impegno? info@molinospadoni.it. Semplicissimo, allora grazie per la collaborazione. Io vi invito naturalmente a restare informati su orecanews.it, dove puntualmente, quando ci sono delle novità di Molino Spadoni SPA, andiamo a riportarle. Beatrice, molte grazie. Grazie a voi, buona giornata.